Domenica 11 ottobre i cittadini di Porretta e di Granagnone hanno una grande opportunità, l'opportunità di incominciare a costituire un nuovo percorso istituzionale amministrativo, perché la montagna ha bisogno di contare molto di più a livello metropolitano e soltanto con processi di aggregazione sostanziale, quali sono le fusioni, questo è possibile. Diversamente questa città metropolitana, brutta copia della provincia, finirà per penalizzare i territori, specie quelli più lontani. Porretta soffre già come tutto l'Alto Reno, Granaglione soffre già come tutto l'Alto Reno di una crisi di servizi. La fusione porta inevitabilmente delle risorse, importanti risorse, si parla di 7 milioni di euro, lo svincolo dal patto di stabilità, e questo permetterà ovviamente importanti investimenti, quindi vuol dire più servizi per i cittadini, più scuole, più investimenti nelle infrastrutture, verrà permessa anche la continuazione della gestione diretta dell'acquedotto da parte del comune di Granaglione, e questo rappresenterà un beneficio anche per Porretta, che potrà contare su una maggiore qualità dell'acqua. Insomma, ci sono soltanto dei benefici. Non capire che siamo costretti fondamentalmente a fare massa critica tutti i territori della montagna per poter ottenere, per poter salvaguardare e potenziare le proprie peculiarità, non capire questo obiettivamente sarebbe un peccato, ma io sono convinto che tutti quanti sapranno capire l'importanza di questo momento storico. Sono Valerini Walter di Molino del Palone, ho aderito al comitato del no perché credo che, voglio dire, l'unificazione di Porretta non ci porti, voglio dire, dei gran benefici, anche perché probabilmente Porretta, nella spartizione dei pochi soldi che ci verranno dati in 15 anni a Molino del Pallone, a Granaglione, verrà data una minima parte. In conseguenza di questo, noi crediamo che Granaglione possa e debba ancora andare avanti in questa maniera, finché non vengano avanti delle ipotesi magari di fare una fusione a 5, su quello non ci sarebbe, credo, dei gran problemi, ma non si capisce come mai Porretta, che ha 4.700 abitanti e possa andare avanti per conto suo, si voglia fondere con Granaglione se non c'è qualche interesse probabilmente nascosto, insomma. Contrariamente, voglio dire, in questo periodo i cittadini non sono stati messi in grado di ragionare su documenti ufficiali, perché sia l'amministrazione di Granaglione sia l'amministrazione di Porretta non hanno messo in mano ai cittadini uno studio di fattibilità concreto su cui ragionare, su dati concreti. Quello che si è usato, come in una vera e propria campagna elettorale, dei volantini propagandistici, che ognuno ha raccontato la sua storia come meglio gli tornava comodo. Ora, qualcheduno pensa che ci sia solo il problema dell'acqua, non è così, perché i problemi sono tanti, come per esempio io ritengo che sia quello più importante il problema della rappresentatività, tenuto conto che Porretta ha 4.700 abitanti, Granaglione ne ha solo 2.200, rischiamo di non avere in un prossimo consiglio comunale nessun rappresentante ufficiale, a meno che non succeda come è successo nel comune fuso della Valsamoggia, che la maggioranza si è permessa il lusso di nominare anche i rappresentanti degli altri comuni. Questo secondo noi è una mancanza di democrazia e non vorremmo che succedesse questo.
Qualcheduno ieri sera diceva all'ultima riunione che c'è stato col Presidente della Regione che comunque le due tariffe dell'acqua rimarranno separate. Questo non è possibile, perché a mio avviso, perché se un comune si fonde non credo che i cittadini di Porretta debbano pagare una certa cifra e gli abitanti di Granaglione una cifra differenziata. Se il gestore unico era, quindi la tariffa secondo noi viene momentaneamente unificata a Porretta, successivamente modificata a livello provinciale. Questo è quello che dicono i documenti di ERA e di ITARS. Quindi per tutte queste ragioni noi pensiamo che al momento la cosa ancora non sia matura per fare una fusione, perché il problema è che se una volta fatta la fusione non si torna indietro. Noi crediamo che almeno per un certo periodo di poter andare avanti con l'unione, come sta succedendo adesso, che alcuni servizi funzionano benissimo, e su questa linea noi pensiamo che sia la soluzione per andare avanti.